Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Abbiamo di che essere felici. L'ennesima vittoria, due vittorie su due incontri, i primi due della stagione. Parma primo in classifica momentaneamente con 6 punti. E andiamo alla cronaca del match, che il Parma ha vinto 2-0 con il Cittadella. Dopo 7 secondi abbiamo palla indietro su Cicci Zola da centrocampo, ovviamente. Lancio lungo di Cicci Zola, spizzata di testa un giocatore del Parma con Bene che è servito in area di rigore. E fallo. Fallo, andiamo al VAR. Andiamo al VAR. E sinceramente, secondo me, il rigore non c'era perché c'è un rimpallo in cui diciamo Bene che tocca con entrambe le braccia e il pallone, però il VAR giudica che non è rigore, quindi andiamo in vantaggio con Bene che dopo 2 minuti al dischetto spiazza il portiere della Cittadella e Parma 1 e Cittadella 0. Dopodiché vediamo un Cittadella che cerca in ogni modo di ritornare pareggiare la partita. Parma che non va un granché, controlla più che altro in attesa di aspettare il momento giusto per colpire e Parma che si trova al 24esimo del primo tempo con un 6-0 in favore del Cittadella per quanto riguarda i calci d'angolo. 6-0 sterile però devo dire. Al 29esimo abbiamo una grande sgroppata di Koulibaly sulla destra, attivissimo, la mette in mezzo, il Parma va al tiro, ma il tiro è ribattuto dalla difesa del Cittadella. Poi vediamo, si fa notare al 32esimo anche Hernani, un Hernani che veramente io non me lo ricordavo così veloce, poi dopo non so voi, però un Hernani così veramente in Serie B è un valore aggiunto. Al 38esimo dobbiamo registrare la seconda, ce n'era già stata un'altra, dobbiamo registrare la seconda uscita del cazzo di Cicci Zola e per un non nulla il Cittadella non riesce a segnare. Al 42esimo un bello spunto al centrocampo di Partipilo che arriva al limite dell'area ma poi fa un tiro fiacco e quindi nulla di fatto. Secondo tempo, attenzione a cosa succede. Qua praticamente abbiamo una fotocopia della partita con il Ferrarpi Salò. Perché? Perché succede le stesse cose. Quindi prima il Parma subito in vantaggio con Benek sul rigore che spiazza il portiere. E secondo tempo, il 47esimo, succede la stessa cosa. Cioè praticamente, solo che con interpreti diversi per quanto riguarda l'assist, ovvero Begic. E io non so se vi ricordate, ma cosa vi avevo detto di Begic? Vi avevo detto che Begic poteva veramente diventare un giocatore importante per questo Parma. E niente, cosa vediamo? Vediamo Begic che fa un numero bellissimo, si libera sul tre quarti del proprio difensore, marcatore diretto, la mette all'indietro in area rasoterra per Bernabé, che come l'altra volta fa un tiro rasoterra sul secondo palo e Parma si porta sul 2-0. E veramente Bernabé indispensabile, cioè segna ogni volta che tocca un pallone. E questo Belgic che praticamente ha il 75% dei meriti di questa azione, di questo gol, con un gran numero in cui si libera del proprio avversario diretto sulla tre quarti. E proseguiamo, non c'è tantissimo ancora da dire, ma abbiamo da registrare il 54esimo e il 59esimo, Koulibaly che chiude da tutti i cantoni, quindi corre come un matto, recupera un sacco di palloni e si continua a proporre in attacco. Io niente, non ho parole, ve le dirò alla fine come commento. Al 60esimo esce Partipilo dentro Mihaila, al 68esimo esce Hernani dentro Colak, e che devo dire Colak che si incavola anche perché viene poco servito dai compagni, molto ignorato e non riesce a combinare quasi niente. Al 84esimo un piccolo brivido per il Parma con un tiro da 30 metri fuori poco di Alessandro Salvi, vabbè, un'azione estemporanea, un tiro da 30 metri, niente di che, però è da registrare. All'85esimo ridiamo con l'ennesima uscita del cazzo di Cicci Zola, che non si sa perché, boh, una palla rimpallata altissima durante le fasi del gioco e lui, boh,
Aveva 20.000 secondi per riuscire a prendere il pallone, ma alla fine non ci va su questa palla, la lascia rimbalzare, quindi si crea un grande pericolo, ma alla fine ci va bene. Al 91esimo quasi quasi Bernabé concede il bis, nel senso che entra in area di rigore, finta contro finta, va al tiro di sinistro anziché tirare sul secondo palo, a destra del portiere, va a tirare sul primo, e forse questa è l'unica cosa che è sbagliata, ha fatto una scelta e niente, il portiere para, però grande spunto core di Bernabé. Butto via i miei punti, ecco. E cosa vi devo dire? Allora, adesso vi devo dire questo. Allora, questa partita sicuramente abbiamo giocato contro Cittadella, che secondo me è un gradino sopra sicuramente la Ferrabisalò. E ancora abbiamo fatto un 2-0 dopo un 3-0. Praticamente una partita fotocopia, una partita bella comunque, non un ritmo incredibile, ma una partita gradevole. Con un Cittadella che non si è mai arreso. E quindi ci ha dato comunque del filo da torcere. La difesa devo dire che un po' ha sofferto, ma ragazzi, avevamo Baloghe e Osorio come centrali, quindi come cazzo fai a non soffrire? È già un miracolo che non becchi gol. E quindi comunque ce la dobbiamo pappare, cioè se non ci comprano un centrale, così è, i rischi ci saranno sempre. Cici Zola non mi è piaciuto molto, perché tre incertezze in una partita, tutte in uscita, sinceramente non va bene. Io fossi in Pecchia lo farei allenare su questo tipo di azione, perché per il resto, bene o male, è un valido portiere con esperienza, però le uscite, ragazzi, le uscite bisogna essere sicuri, specialmente oggi, cioè non erano delle uscite difficili, devo dire, quindi non so perché, e quindi lo farei allenare, ecco. Poi cosa devo dire? Devo dire che non c'era Man, infortunato, ce n'avrà per una o due giornate, niente di grave, però non c'era, quindi entra Partipilo, e Partipilo che ha giocato bene, cioè nel senso comunque veloce, ha cominciato a dialogare con i compagni, a fare qualche buona azione, devo dire niente di eccezionale, però al momento forse superiore Dennis Mann come contributo alla causa del Parma sicuramente, però adesso vedremo se la giocheranno loro due, vediamo cosa succede. Koulibaly, non ho più parole, cioè nel senso Koulibaly sta correndo per due anche questa partita qua, ha chiuso non so quanti palloni in difesa e si è proposto in attacco costantemente, si è fermato solo qualche volta per rifiatare, ma un secondo, cioè praticamente, cioè adesso dal mercato probabilmente arriverà Di Chiara, va bene, ma secondo me, al momento per me il titolare è Koulibaly. Poi dopo non so se la giocheranno e vediamo chi la vince. È giusto avere un'alternativa, per l'amor di Dio, e quindi è giusto che se manca uno poi c'è l'altro, se sono tutti e due validi è una cosa che ci può essere solo che utile. Benek è una conferma. Conferma, vabbè, sempre sul rigore, nessuna azione diciamo gol, ma azioni comunque pericolose ci sono, il dialogo con compagni c'è sempre, l'impegno c'è sempre, quindi secondo me al momento un buon Benek. Begic ve l'avevo detto, e in questa partita ha fatto vedere l'ennesimo numero che, con cui se fosse stato Vasquez saremmo qui a dire boh, Vasquez è talento incredibile, ha fatto il numero e ci ha fatto fare gol. Begic, allora si dice vabbè, sì, così, no, quello lì è un numero che comunque è da Serie A, non è un numero da Serie C, quindi comunque il giocatore vedremo come evolve, vedremo se sarà costante, ma la corsa ce l'ha, non c'è niente da dire, l'impegno ce lo mette assolutamente, perlomeno fino adesso, e ogni tanto ti spara fuori un numero, ma numero d'alta scuola, e quindi io sono contento di questa cosa qua. Poi cosa possiamo dire? Possiamo dire che l'alternanza fra Somme e Bernabé al momento fa bene, magari non potrà essere così per sempre, nel senso che probabilmente uno dei due andrà a giocare titolare, secondo me, anche perché vuoi una volta uno è squalificato, vuoi un infortunio che può sempre succedere, speriamo di no, però giocare sempre mezza partita Somme e mezza Bernabé non so se è il massimo, nel senso che finché c'hai l'avversario medio, medio-basso ci può anche stare, ma con l'avversario, come dire, insomma, non so, il Pisa della prossima settimana, non lo so,
Però, allora, considerazioni finali, quindi la difesa è ingiudicabile ancora per adesso, i rischi li prende sempre, anche se stavolta è andata abbastanza bene. Ripeto, il centrale servirebbe come il pane, però vedremo. Centrocampo va benissimo, Esteves finché c'è, corre dalla mattina alla sera, Somma corre dalla mattina alla sera, Koulibaly sulle fasce, niente, continua a correre, Del Prato che diciamo comanda i compagni, li incita, eccetera. Quindi devo dire che il gioco del Parma c'ha che è molto più fluido, molto più veloce. Cioè, cercano sempre, quando arrivano sulle tre quarti, cercano sempre i fraseggi veloci e questo mi piace, anche i fraseggi rasoterra, vanno il cross con facilità, cioè, tutta un'altra cosa. A livello di ritmo è un bel Parma perché magari è lento inizialmente in fase di costruzione difensiva, vabbè, poi con Osorio e Ballo che non è che puoi fare i miracoli, poi quando cominci ad arrivare a centrocampo che ti ritrovi magari Bernabé o Somme. E ti ritrovi il Koulibaly sulla fascia del Prato dall'altra parte, ti ritrovi con degli scambi, l'azione comincia a accelerare, arrivi in attacco sulle tre quarti o vai al cross o cerchi il fraseggio rapido che ti porta in porta, ma devo dire che l'azione accelera e degli 1-2 che se ne viene uno te sei in gol, perché è così, i piedi ce li hanno. E niente, aspettiamo queste ultime fasi di mercato, speriamo arrivi qualcosa. Adesso andiamo, se non sbaglio, martedì a Pisa e qua effettivamente è un banco di prova molto 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 ostico. Se il Parma uscisse almeno imbattuto da Pisa, per me sarebbe già un ottimo risultato. Vabbè, se va a vincere, allora a questo punto devo dire che vuol dire che ci siamo veramente. E poi niente, poi dopo alla fine andremo a giocarci il 2 settembre, se non sbaglio, il derby con la Reggiana. Comunque dopo il Pisa andiamo a giocarci in casa il derby Parma-Reggiana e lì dobbiamo vincere anche solo perché è il derby, diciamo così. E niente ragazzi, io credo, ci sto pensando, ma credo di non aver nient'altro da dire. Un Parma che ha gestito l'incontro tranquillamente, un Parma che è cinico, è una cosa che non succedeva mai. Se ci avesse un attacco con una punta in più, diciamo forte, e un difensore centrale che arrivassero dal mercato, ma anche giovani, però di valore, beh, a questo punto sarebbe una rosa comunque sulla carta inarrivabile. Adesso l'unica cosa, non montiamoci la testa perché io veramente attendo, come vi dicevo, Magic, Mica Magic, eccetera. Io vi dico, aspettiamo il Pisa. Dopo Pisa ci dirà molto, secondo me. Perché, ripeto, io voglio vedere se sono costanti fuori casa. Perché ricordatevi che il fuori casa non l'abbiamo ancora visto. Quindi, in campionato, sto parlando, in campionato. Io dico, il Parma adesso gioca fuori casa, a Pisa, che è un campo difficile. Ok? È un campo difficile. Vediamo come va col Pisa. Io vi dico, se pareggia coi contro Coiones, ok? Almeno pareggia a Pisa, va bene, va bene. Se vince, ok, è ovvio, e niente, vediamo però come va. Un saluto e forza Parma, alla prossima, ciao!